Ma è evidente che Francavilla ha preso la sua strada, la Virtus. Ci fa tanto male rinunciare al 90% ormai al campionato del primo posto, però questa squadra deve avere i meriti che ha dimostrato in quest'annata e deve continuare a lottare già da domenica prossima per cercare di confermare il secondo posto e giocarsela nei playoff. Che cosa secondo te è mancato oggi a Nardò? E io credo che tranne i 20 minuti iniziali a Nardò è mancata la fortuna, perché Francavilla di pericoloso ricordo soltanto il gol di Secum sul nostro errore e il gol di Gasparini su un'ennesima palla inattiva. Poi del Francavilla sì, bei fraseggi, ma niente, è mancata la fortuna, c'è tanto rammarico, ce ne andiamo con le ossa rotte, ma dobbiamo ricompattarci subito perché domenica bisogna rivincere. Ok, grazie.